Signori, buongiorno, appena arrivato dal Lidl, guardate cosa ho portato a casa, è andato praticamente a ruba, questo è stato l'ultimissimo pezzo. Ecco, vediamo nella sua interezza questo fantastico tagliasiepi ricaricabile da 20 volt, possiamo vedere che ha una bella custodia per proteggere la lama. Qui cosa dice? Dice che c'è un'impugnatura ergonomica, sì, in effetti è una impugnatura molto comoda come tutti gli attrezzi Parkside, è regolabile a 90 gradi. Ecco, vedete che fa questo movimento. Maniglia con la sicurezza, vedete che se non premiamo qua la macchina non partirà. Veniamo al prezzo del prodotto. Allora, io l'ho pagato 39,99, ho acquistato anche un doppio caricabatterie, adesso vi faccio vedere, un totale di 64,98. Il prodotto mi dà garanzia di 3 anni, quindi mantenete sempre lo scontrino, mi raccomando. Nell'unboxing, stavo dicendo, non abbiamo niente, la macchina e il suo manuale, e questo, come dicevo prima, questa custodia per proteggere la lama. Questo è il caricatore doppio per due batterie, quindi abbiamo il manuale. Questo caricabatterie è un 200 watt, quindi è in grado di caricarci due batterie da 2 ampere ora in mezz'ora, se non dico male, farò i miei conti. Comunque penso che la 4 ampere ora, una coppia di 4 ampere ora dovrebbe metterci un'oretta. Ecco, una cosa che faccio sempre io è quello di pesare l'attrezzo, siccome ci devo lavorare, lo devo reggere con le mie forze. Qui questo attrezzo pesa 2,326 kg senza batteria, quindi dovremo vedere se con una batteria da 2 o 4 ampere ora dovremo aggiungere il peso anche di quella. Vediamo un attimo. Ecco, fatto, ho inserito una 2 ampere ora e siamo già a 2,758 kg. Invece con la 4 ampere ora arriviamo già a 3 kg, quindi è un attrezzo che comunque non pesante come un motore a scoppio, diciamo. Ecco, stavo guardando, girava piano, poi mi sono accorto che avevo una batteria scarica. Comunque questo è a posto. Non è proprio così rumoroso, non dà fastidio. Mi sono accorto anche che qui dietro abbiamo un foro per poterlo appendere, molto utile anche questo, lo possiamo appendere tranquillamente. Benissimo, batteria piazzata, adesso la metteremo alla prova su questo laureo selvatico, foglia abbastanza larga, rami spesso molto duri. Allora ragazzi, appena finita la prova, perdonate la canotta, ma ci sono tipo 33-34 gradi, sto veramente schiattando dal caldo. Ho tagliato all'incirca 20 metri quadri di lauro, questa siepe che io odio. E ho usato una batteria da 2 ampere ora e non ha fatto la minima piega, non è scesa neanche di una tacca. Io penso che il consumo di energia di questo attrezzo è molto limitato. Penso che con una batteria da 4 ampere ora possiamo fare abbondantemente un'ora di lavoro senza problemi. Mi sono dimenticato di dire che la lunghezza della lama è di 52 cm e possiamo tagliare rami fino a 12 mm di diametro. In generale sì, mi è piaciuta questa macchinetta, la trovo maneggevole, leggera, molto, la trovo molto più pratica rispetto ad una macchina a corrente 220 volt.
solite raccomandazioni: state attenti alle manine, che questa taglia, e per la pulizia togliete sempre la batteria, solo una questione di sicurezza. Lubrificate sempre prima e dopo l'utilizzo. Se dovete pulirlo perché magari risulta un po' sporco, un po' di detersivo per i piatti, acqua calda, una spugna, date una bella pulita, una soffiata con compressore e di nuovo una bella lubrificata con un lubrificante per catene o qualsiasi altro olio. Io eviterei di usare il WD-40 perché è più uno sbloccante e l'utilizzo del WD-40 comporta poi l'evaporazione di tutto il lubrificante, quindi ci troveremo l'attrezzo secco comunque come prima. Per il resto spero di esservi stato utile. Come al solito mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale e ci si vede alla prossima recensione. Saluti.